del 2013. Noem arriva il Nemanja Radonjić, seguito da Isaiah, anche da Manolas. Manolas meraviglioso, postate sui social di lui che gioca a calcio scalzo con il figlio. La Feralpi Salò all'esordio in azzurro. Gravare sempre lì a sinistra con il pallone che Radonjić vorrebbe provare a mettere in mezzo, scivola da solo, non lo rischia Vilas Boas. Tanto occhio a Sakai, bel cross. Che ha provato la di Alex Meret. Luperto, Helmet a Luperto. Payet si stacca, mette lui il cross, cercare il rado, bracciarlo Luperto. Payet resiste alla carica, si libera del pallone, calciato poi con Payet invece ad andarsene a Luperto. Poi la conclusione provata da lì. Potenza da Napoli, ha un po' più di spazio, alza la testa Manolas, cerca la verticalizzazione con il pallone in piedi davanti alla propria panchina. André Villas-Boas tagliato in mezzo, pallone però troppo lungo. È stato Mertens, gran palla per Kayekona, dentro Milik, cercato ma non trovato Insigne, mandando protagonista anche pochi istanti fa con questa bella impresa bassa, va a togliere il pallone dalla disponibilità di Arkadiusz Milik. Lo spagnolo, dopo aver scambiato con Elmas, Mertens di prima, altro tocco molto interessante, movimento di Mertens, Kayekona va dietro, la Fabian Ruiz prende la mira e calcia, andrà a rinvio lungo. 5 tra Sar e Fousi Ghoulam con il tacco, Elmas, Kayekona è partito ma ora è fuori gioco, qui Elmas ha sbagliato, qui Manolas in velocità prova a correre con Radonjić ed è un grande problema. Che lancio di Mertens e che aggancio di Kayekona, Isai alle spalle del giocatore del Napoli, lancio di oltre qua, Sakai, Sar, Payet fa passare tra le gambe di Luperto. Calcio di punizione a favore dello di rigore del Napoli. Payet, pallone si abbassa nella zona di Fabio. Altro stop molto bello. Mertens alza la testa, dentro per Milik, Mandanda. Posizione di partenza molto brava a non farsi sfuggire il pallone. Milik, Chabrol riceve, limite dell'area, calcio a Chabrol con Meret che vola e il pallone che non si abbassa a sufficienza di Florian Chabrol. Tre tocchi e poi la conclusione. E pallone alto di poco. Sospeso il match. Era per me. E cooling break. Mai giocato con la prima squadra. Però. Konac fin dentro la propria metà campo. Luperto. Poi calcio di punizione battuto da terra. Aveva partito veloce Usai, pallone a sinistra per Milik, dentro Usai, Milik cerca il cross di testa sovrastando Chabrol. Insigne, Luperto avanti per Milik, colpo di testa all'indietro di Cialè, avanza Insigne, poi mette il cross dall'altra parte, Kayekona si coordina, rigioca il pallone dall'altra parte dove c'è Radonjić. Meret, ma Radonjić sta giocando veramente molto bene. Anni Mertens fuori dal gioco fino a questo momento, sta giocando brutto e se ne accorge anche lo stesso Sansone che è ancora a terra su Kayekon, colpito però ha ritirato indietro la mano Sansone, ora va a parlare, allungato una mano per aiutare Kayekon a rialzarla, a rialzarlo, chiedo ancora un altro replay. Sputare Camara, Insigne si ferma a destra, Kayekona posizione regolare, Kayekona dietro, merda! Non c'è, sbaglia, tre tocchi e il Napoli avanti, 1-0, un gol meraviglioso del Napoli, quello dell'1-0 contro lo... Gol da applaudire, e infatti gli applausi arrivano, se non altro da... Elmas per Insigne, Insigne per Kayekona, Kayekona di prima... l'Olympique Marsiglia che però non ci sta, vorrebbe pareggiare la partita, cross di Payet, la Tazzara è andato giù, vediamo un po' da qui, all'OM Payet, Mertens va a rallentarlo, Naglia da dietro Mertens, questa è la giocata iniziale di Payet, un paio e Mertens si prende il giallo, che destra Fabian Ruiz vuole andare da Mertens, dall'altra parte c'è Insigne,
arriva Mertens, mette subito il che. I giocatori del Napoli hanno corso moltissimo. Secondo tempo, DOM, Napoli, ma tra poco. 1-0 per il momento, la decide Dries Mertens. Napoli, quello di Ancelotti, quello di Dries Mertens, che ha sbloccato il risultato a 7 minuti. Dato notevole da Elif Elmas. Di Elmas, viene quasi da pensare. Sembra che giochi a Napoli. A centrocampo del 4-2-3-1, aveva detto. L'ho messo lì un quarto. Eikon parla con Ancelotti. Vicino anche Mertens, Insigne. Alvaro Gonzales in difesa. A centrocampo invece con la 70 Lorenzo Insigne, trequartista punta, gioca bene entrambi i ruoli, anche se poi buona apertura sulla sinistra per Insigne. Sterza si ferma per Meret. Non è messo dentro dalla sinistra ad anticipare Radonjic. Poi fallo commesso da Mertens. Florian Chabrol, Mertens e Younes, giocatori più avanzati, sta giocando senza centravanti, di fatto il Napoli viene poi travolto dal terzino. Calcio di punizione a favore del Napoli, inizialmente per discivola. Arriva il secondo cartellino giallo della partita, il primo alle sue spalle, lo avete visto, Kirikes. Kayekona, il pallone si abbassa proprio nella zona, posizione di partenza regolare, sarà calcio d'angolo per il Napoli. Corner corto da Verdi, scambia con Younes, mette lui in mezzo, deviazione, esattamente dentro, va in mezzo Verdi, secondo palo, manda di Insigne, da quella parte stava correndo anche Mertens, sorriso di Insigne. Sanson, vediamo se accelera, mette il cross di testa a Mario Paglietta, pallone si abbassa, c'è Letazzar, c'è stata un'altra deviazione, dunque sono ancora calcio d'angolo, sì, ultimo tocco proprio, forse anche appoggiato sulle spalle di Maximovic, uscita. Payet va fuori, si coordina per la gran botta, Sanson, Strootman, in due erano al di là, c'è Letazzar e Strootman, coraggio, era uscito per bloccare proprio il pallone, non controlla, poi va a commettere fallo in attacco su campo Sertic nell'OM, riesce ad aprire un gran pallone sulla sinistra, Mario Rui, il cross, Younes, qui avrebbe anche potuto provare a giocare la sponda e forse si rende pericolosissimo, gran palla di Verdi, bel cross di Mario, la colpita di testa, Mandanda l'ha messa, Verdi primo palo, cercare ancora, viene contro Younes, Insigne però va dentro, il pallone passa, c'è Letazzar, rischia Chabrol, fuori Florian Chabrol. Altra buona partita, Moanni. Invece direi un bel po' di Younes. Mezza 4. Tiene un po' troppo il pallone. Andiamo un po' da qui. Aia sì, con i tacchetti. Pito in caduta a Mavi. Forse calpestato. Zona di campo in questo modo. Napoli continua ad attaccare con Verdi, cross. Altra buona apertura di Verdi, Insigne si avvicina a Younes, Insigne mette dentro a cercare proprio Verdi, di fa passare molto bene Younes che prova a superare Alvaro Gonzalez, anzi nel calcio di punizione a favore del Napoli per questo intervento, proprio torna indietro, vantaggio poi non si è concretizzato e allora Pignara ha fischiato, calcio di punizione, andiamo a concorrere il pallone, rimane lì vicino Mertens, si è allontanato Insigne, Mandanda, parte Verdi, questa è la porta di Mandanda, provato a colpire più con la punta, che colpita bene, quello è terminato. OM, fuori Radonjic e dentro Isaac Lijac, prende il posto di Dries Mertens.